Ciao a tutti ragazzi, bentrovati su Crystal Cross Gaming con una nuova puntata di Phantom Doctrine. Allora gente, siamo nel bel mezzo di una missione, mannaggia la miseria, certe volte sono dislessico. E in questa missione dobbiamo recuperare, in realtà l'abbiamo già recuperata, un qualcosa che era sul corpo di Leslie, che è il nostro superiore, che è stato ucciso in un attentato. Ok? Quindi dobbiamo recuperare l'informazione. A quanto pare all'interno della difesa c'è qualcuno che chiacchiera troppo, qualcuno che è coinvolto. Ok? E vedremo come la cosa si sviluppa. Comunque la missione è sostanzialmente fatta, ma c'è un obiettivo opzionale che ho una mezza idea di voler fare. Quindi, nello stato attuale delle cose, cercherò di farlo in una maniera o nell'altra. E questa cosa dovrebbe riuscire. Perlomeno si spera. Ok, allora, Pinna è qui. Forse questo civile sarebbe meglio eliminarlo. Non ne sono sicuro. Ci arrivo? No. Non ci arrivo. Posso però arrivare tipo qui. Ok, Lunare è qui e non so proprio cosa fargli fare, quindi saltiamo il turno. E non dovrebbe vedermi, dovrebbe girarsi da quella parte. Allora, dove si muove questo? Si muove da quella parte lì, quindi mi sta bene così. Costui non dovrebbe vedermi, effettivamente. Well, hello. Abbatti. Bene. Perfetto. Punti fuoco insufficienti, ma mi sta bene. Perché adesso ho trovato qualcosa da far fare a Lunare. Ok. Allora adesso voglio salvare, perché questa cosa che sto per fare potrebbe essere molto pericolosa. Questo soldato qua. Oh, questo soldato qua. Come diavolo fa a non vedermi? Allora, altri documenti riservati, ma sono sempre 2 su 3. Non dovrebbe vedermi, no? Perfetto. Chissà com'è possibile, però, vabbè. Qui c'è qualcosa, ma non so bene cosa. Dubito che documenti segreti si trovino qui. Questa rimane lì. Ok. Liberati del cadavere, grazie. Dov'è? Ah, ok. Perfetto. Ora, gli obiettivi opzionali sì, ma documenti segreti raccolti, no, non è che voglio stare a perdere eccessivo tempo. Ok ragazzi? Però, se si può fare. Hey. Ok, tu stai là, fermo. C'è qualcuno qui? Vabbè, lo faccio fare a Lunare questa cosa. Ci arrivo? Sì. Battiamo sto civile. Qui c'è qualcosa. Ah, ok. Mi sa che ho trovato qualcosa, effettivamente. No, vabbè, fine turno. Oh.
Hanno un arco di vista piuttosto limitato. Sì, vieni qua. Abbattilo. Perfetto. Punti fuoco insufficienti, d'accordo. Liberati del cadavere. Ma perché questa animazione che mi devo sorbire tutte le volte? Preso 5, silenziatore per pistola, ok. E questo può tranquillamente eliminare il cadavere. Perfetto. Perfetto, perfetto. Mi sono dimenticato quella cosa. Ho dimenticato questo. Cos'è? 5 su 5, giubbotto antiproiettile e silenziatore per pistola. Perfetto. E allora dove diavolo sono i documenti? Perché non li ho visti ancora? Oh, eppure nelle stanze sono... Le ho passate tutte. Nel senso proprio tutte. Dove diavolo... Ah, qui non ci sono stato ancora. Senti un po'. Ah, ok, la zona di evacuazione è quella. Ah, oppure questa. Oddio, forse sarebbe meglio questa. C'è un'uscita? No, però ci sono le finestre. Sì, si può uscire alla stragrande da qua. Salviamo un secondo, che magari c'è un soldato lì fuori che non ho visto. Ok. Pina, entra un secondo qua, va. Tu che sei travestito. Lunare, tu hai fatto il tuo lavoro. Ah, ok, giusto. Sei andato proprio in questo turno. Bene. Allora io mi schiaffo qui. Per riparo da tutto e da tutti. Il camion delle Nazioni Unite questo. Vai va. Dove diavolo potranno essere? Ah va, c'era una porta. Vabbè. Amen. Quanto pare i soldati non interessano le finestre rotte, perciò. Sembrano esserci un cavolo di niente, dannazione. Boh, allora, qui è impossibile che siano. Qui c'erano ed erano qui. Qua c'erano le telecamere. Qui c'era un bottino. Qui c'erano dei documenti. Boh, è rimasta soltanto la reception, ma mi pare veramente impossibile. Vabbè, ragazzi, non lo so. Non lo so, e da certi punti di vista anche mi interessa poco. Aspetta, non è che... No, ok. Ah, qui non sono in intrusione, quindi non mi dicono niente. Vabbè, poco male. Ma sì, spacchiamo una finestra.
Io direi qui, accettala. Tre turni sono più che sufficienti. I'm all ears. Hi. Perfetto. Perfetto. Tutto molto buono. Yeah. Oh, resta qui tu. Need me? A posto, vai. Benissimo. Ok, direi un pieno successo. Perfetto. Vai, continua. Ma purtroppo Leslie è stato ucciso dalla bomba all'ambasciata e il mio istinto mi dice che non è stato un caso. Per fortuna abbiamo recuperato le informazioni su un microfilm che Leslie nascondeva nel proprio corpo. Aguirre ha cercato di batterci sul tempo, ma ci siamo liberati di lui e dei suoi scagnozzi. Molto molto bene. Sommario tattico. Nuovo candidato a diventare agente, Argilla. Nuovo fascicolo segreto, istruzioni complex. Materiale acquisito, Sparrow. 38, silenziatore per pistola e giubbotto antiproiettile. Mica male. Molto molto bene. There was a shootout at a morgue in Beirut last night. I think you know what I'm talking about. Can't say I do. You're not fooling anyone anymore. Somebody saw you and your people there. You murdered a group of DIA agents. The name Aguirre? Ring any bells? No, that's impossible. They were smugglers, Fender. Big time smugglers. Well, they were also American Special Forces. The president wants heads to roll. I can prove it, Fender. I can prove they were dirty. Fine, do it, but hurry. I can't avoid the director forever. Fender out. Minchia! Ah, però. Ah, recupera l'equipaggiamento per la pulizia di microfilm nell'officina. Esplora Aleppo per scoprire altro sul coinvolgimento di Aguirre nel traffico e l'ho già fatto. Interrompi i complotti per rallentare i progressi. L'ultimatum di Scheggia. Questa è interessante come cosa. Allora, officina. Attrezzi per pulizia microfilm. Vai. Però il falsario qua. Va bene. Allora, torniamo un attimo alla caserma. E infatti c'è un aumento. La gente non può svenire. Migliora la soglia del danno. Bonus di movimento quando sto trasportando un personaggio svenuto. Questo è interessante. Tiratore scelto. I tiri alla cieca non pongono più fine al turno. Quante cose non so ancora. Questo gioco è complicato dal punto di vista tattico. Dal punto di vista gestionale non particolarmente, però anche in quello ovviamente ho delle mancanze che dovrò colmare passo passo. Questo, il bonus di movimento, mi interessa. Lunare. Il campo di Overwatch rimane circolare con un raggio maggiore. Apnea, protegge dagli effetti dannosi. Attore, il travestimento non può venire scoperto. Interessante, voglio questo. Sto andando un po' a caso, lo ammetto, eh. Arruola. Tiro. Il pericolo qui aumenta. Porca miseria. Non so cosa fare. Serve veramente arruolare qualcun altro? Mm.
Gentile, gentile. Vabbè, direi piazziamoci questo. Fermeria, un cavolo. Officina, sto ricercando questo. Analisi, e adesso questo è interessante, perché abbiamo covo di Aghira d'Aleppo perquisito. Abbiamo perquisito attentamente il rifugio di Aghira d'Aleppo. I nostri hanno trovato casse e bolli di accompagnamento che suggeriscono che la rete di trafficanti di materiale nucleare abbia spostato della mercanzia a Kabul. Se avessimo agenti per investigare a Kabul, potremmo scoprirne di più sulla rete di traffici e avere altre prove da portare a scheggia. Ok, istruzioni complex, informazioni raccolte. Compagno, riguardo a ciò di cui abbiamo discusso, il Cremlino pensa di poter vincere in Afghanistan con i propri mezzi, quindi dobbiamo dargli un motivo per spendere di più. Che vuoi fare, abbattere gli elicotteri? No, implicherebbe che i nostri mezzi non vanno bene. No, ci serve che gli afghani oppongano resistenza. Allora li vuoi armare? Lo avevi suggerito tu in Aruba, no? E poi ci sono bei soldi. Certo, ci rifletterò. In effetti, riesco a pensare a più di un senatore altruista che avrà a cuore questi poveri quei poveri afghani. Ok, nessun'altra informazione disponibile. Gli altri fascicoli sono chiusi, praticamente, giusto? Bene. Interessante. Agenti sul luogo. Devo inviare degli altri agenti? No, su due. No, ok. Vai. Ok, aspetta, questa... pensiamo che questo edificio sia utilizzato dai trafficanti nucleari. Infiltrati nella cellula. Vai. Ok. Allora, qui c'è già... No, aspetta, che diavolo... No, che porca miseria. Vabbè, ho sbagliato. Lunare, viaggio. Baghdad. Niente attività nemica, ok. Qui, devo mandarci qualcuno. Vai prima tu. Ah. Cominciando a pensare che... Fermo lì. Vai. Sto cominciando a pensare che forse sarebbe meglio distribuirli in giro gli agenti, sapete? Ah, microfilm di Leslie, pronto. Grazie al nostro equipaggiamento per microfilm migliorato, siamo stati in grado di ripulire la pellicola trovata nel dente di Leslie. Ora dobbiamo analizzarla il prima possibile e mandare il contenuto a scheggia prima che ci faccia arrestare. Ok, torna al reparto. A storia personale, gli altri agenti hanno segnalato che Pinna sembra sentirsi sempre abbattuto. Questo suggerirebbe una depressione. Fa un discorso di incoraggiamento alla gente, usa uno specialista. $200, vai. Informazione ottenuta con il completamento dei tuoi obiettivi, nuovo fascicolo segreto, microfilm di Leslie. Bene, ok, andiamo subito. Organizzazione, persona. Allora, organizzazione è... Pochi minuti da un incontro, fonte HK intercettata. Ricordate, i fatti riguardanti l'armamento nucleare pakistano non devono venire alla luce, neanche nella comunità dell'intelligence americana, almeno finché gli olimpionici non finiranno la loro campagna. Finora i senatori di destra sono stati propensi a lavorare con noi nel promuovere il Pakistan come alleato, ma stiamo lavorando a convincere anche i liberali. Per vostre informazioni, il progetto Iceberg ora è l'attività principale. I nostri soci, senza paura della Complex, possono farsi saltare in aria in un altro momento. Che diavolo mi è sfuggito? Ah, no, niente. Sapete molto bene che sta coordinando i canali di trasporti in Medio Oriente. E questo è il miglior lavoro che gli avete trovato? Potessi gentilmente usare il nome in codice corretto? Oh, scusate, mi intendevo Vela Maestra, ovviamente. Sembra che di questi tempi abbiate solo i nomi in codice per la testa. Questi nomi in codice esistono per una ragione, a meno che tu... Scusa, potessi parlare piano, per favore? La mia mano. Sì, ci hai piantato una penna, ti verrà comoda per scrivere il codice di trasferimento. Firmalo. Valhalla ha ragione, fai quello che dice, smetti di frignare, sei patetico. Olimpionici, Vela Maestra... ok, abbiamo due fascicoli. Analisi. Assegna. E... Sistema assegna.
Ok. Credo che... Va bene, torniamo qui sulla mappa e vediamo come procede la cosa. Infiltrati nella cellula, Kabul. Segreti recuperati. Infiltrazione nella località nemica completata con successo. Nuove informazioni ottenute. Vai. Oh, formazione sbloccata. Tattica di fuoco in movimento. Nuova informazione per 10. Microfilm di Leslie. Beholder Initiative. Oh. Ok, questo lo voglio vedere subito. Porca miseria, quanta roba. Allora, Saline, Maverick, Andromeda, Talent Scout. Beholder. Manoforte. Oh, Conquistador, squadristi. Allora, questa massima segretezza. Rapporto operativo. Vela maestra. Hanno proceduto fino all'intersezione tra la nona e la... la 47esima di Conti Rossi. Hanno raggiunto un punto di osservazione sul chiosco di hot dog che CC frequenta abitualmente. Dopo 7 ore senza che il bersaglio si facesse vivo, gli agenti sul posto hanno contattato il QG per istruzioni. Mentre parlava con i contatti, Vela Maestra e... hanno avvicinato il venditore di hot dog per sapere se CC avesse già visitato il chiosco quel giorno. Vela Maestra e sono tornati per altri 2 giorni acquistando altri hot dog, ma CC ha apparentemente smesso di visitare il luogo. Conto in rosso. Ok, era questo. Ok. Vela maestra. Poi Dean McMackin. Ok. Quindi è connesso con lui. E poi CC. Wow. Già? No, non può essere solo questo. Ah, trascrizione registrata da Templare. E se fosse la corte reale? Allora, Templare, eccetera. No, non ho trovato niente di tutto questo per adesso. Ah, Impero Rubino, infiltrato, Conquistador, Olimpionici, Beholder. Oh, microfilm di Leslie analizzato. Ora abbiamo prove sufficienti per mostrare a Scheggia che Aguirre e il suo interlocutore erano corrotti. È improbabile che questo ci eviterà la corte marziale, ma almeno ci darà il tempo di usare le informazioni di Leslie. La citazione della Beholder Initiative è inquietante. Una lobby internazionale coinvolta nel traffico nucleare. Dobbiamo indagare più a fondo. Istruzioni complex, ancora di più. Ah, ok. Questi sono occhi neri, Aruba. Poi Glasgow, Comodo, Capone, agenzia. Allora, Glasgow. Ok. Poi dalla Beltade della Humanitas. Della Beltade della Humanitas. Dave, mi dispiace dovertelo dire, ma il vero John è morto. Sono morti tutti in un incidente aereo a Dublino nel Dublino nel 1964, durante il tour finale. Hai davvero creduto... che palle. Hai davvero creduto ai loro "oh, non vogliamo più suonare dal vivo e da adesso facciamo solo album in studio"? I fan li adoravano, perché mai avrebbero dovuto rinunciare agli spettacoli? No, la triste verità è che avidi bastardi come boscaioli, fumatori e altri hanno sostenuto un intero esercito di produttori e musicisti per imitare il loro stile. Beh, c'è questo tizio, noto come Tornado, che ha lavorato per... all'epoca, sa quello che dice. Ogni modo, non trovi che questa storia dello scrivere in codice sia una figata? Ok, ok. Allora, boscaioli, fumatori, Tornado, Dublino. E questo, ok. Questi sono materiali segretati. A meno che non siate autorizzati a leggerli, riportateli al più vicino consolato. Ho cercato di spiegare al Tornado che sabotare la navigazione del 747 non sarà così facile come con il DC-8. Ha pagato spadino per farci entrare a New York senza troppe domande. Hanno un servizio cargo 747 regolare per il campo da golf. Faremo pratica lì. Mannaggia i codici. È un casino di merda. Allora... Tornado, ok. Un altro. Comunicazione, stile Havana. Avevi ragione. Occhio di lince ha usato gli occhi neri per...
per ottenere letteralmente tonnellate di minerali per obiettivi ignoti. Stile Havana. Ah, era pure questo, ok. È possibile che sia per il progetto minore di cui si preoccupa tanto. Dobbiamo fermarlo, ovviamente, ma abbiamo una grande quantità di minerali. Ormai una grande quantità di minerali ha già raggiunto una destinazione del Pozzo Nero. Dal Pozzo Nero ed è sparita. Non possiamo determinare il livello di rischio finché non accertiamo cosa sta facendo Occhio di Lince e perché. Madonna. Veramente criptici. Allora, però, qui si parla di occhi neri. No. No. Comodo. Spadino. Boscaioli. Shogun. E questo ancora non ne so abbastanza. D'accordo. Ok. Molto bene. Le prove del tradimento di Aghi scheggia a New York. Giusto? New York, missione speciale. A prova di prova. Abbiamo del fango su Aghiero. Uno dei nostri agenti darà personalmente la notizia a Scheggia. Vai. Vai, vai. Mandaci quello. Candidato per il covo ce n'ho già abbastanza. Agenti nemici conosciuti sono tre e non ho idea di dove siano. Oh, attenzione. Attività sospetta. Oh, agenti nemici, fuoco. L'esploratore nemico aumenterà il pericolo di 95 e comprometterà gli agenti Kabbalah presenti sul posto. Vai, interrompi operazione. Servono due. Oh. Vai, Duran. E Lunare. Vai. Aspetta però. Ok, l'informazione poi viene al nostro informatore ad Aleppo. Nemico smascherato, corriere. Grande. Ok. Oh, attenzione, che è sta storia? Washington, area da perlustrare. Esplora l'area bersaglio per scoprire attività nemiche, informatori e potenziali luoghi per il covo. Mandiamoci. Non so chi mandarci. Ok, è il momento di arruolare qualcun altro. Agilla e tiro, questo mi interessa. Il pericolo però non è poco qua, Perfetto, uso armi da fuoco base. Vabbè, mo vediamo. Senz'altro adesso ho più uomini. E ci mandiamo giusto giusto argilla subito. Qui. Vai. Vai, vai, vola. Oh, che è sta storia? L'ho levato? L'ho tolto da lì. Mi sa che è troppo tardi. Mi sa che è troppo tardi. Formatore ucciso. Porca miseria. Sono stato un idiota. Ho trasferito quello da là, non mi sono reso conto. Deadpan, sorry for doubting you. They just tried to kill me. You need to erase any traces of the Beirut station. I'll meet you later at the backup safe house. Allora, i nostri agenti, avete appena sentito, hanno cercato di uccidere Scheggia. I nostri agenti hanno consegnato il materiale. Mentre Scheggia e la squadra erano diretti alla Lange, sono quasi stati buttati fuori strada da un'automobile ostile. Scheggia si è convinto che abbiamo ragione e ha deciso di unirsi a noi a Beirut. Che è vecchio covo? Dobbiamo radere al suolo il nostro rifugio di Beirut prima che venga perquisito dagli scagnozzi della CIA. Ok. Aspetta.
Aspetta allora, un attimo. Fai arrivare Scialbo. Storia personale. A Pin è stata diagnosticata una grave depressione. Doveva assentarsi dal lavoro per un po' di tempo. Consenti. Mille? Pin continuerà il trattamento lontano dalle attività della cabala. Conseguenza. La gente è dispersa a seguito della tua decisione. Porca miseria. Ciò non è bene. D'altronde che potevo fare? Ok. Operazioni nemiche interrotte, risorse ostili ritirate. Molto bene. Ok, li manda alla base così. Mandaci tiro, va. C'è un cavolo di niente. Casablanca. Andaci tiro, va. Facciamo sto viaggio. Così schiero un agente lì. Però, vecchio covo. Bisogno di Scialbo per la missione. L'attività corrente verrà cancellata. Non puoi usare forze di supporto. Ricognizione tattica non completata. Vabbè, mi sa che devo avviare la missione, perché non è che ci sia molto altro da fare, giusto? Vabbè, aspettiamo giusto un attimino. Esatto, nuova informazione per 3, istruzioni complex, io proprio questo aspettavo. Apollo 13, occhio di lince. Eccolo qui. E... ah, bambino neortica, pozzo nero, devastatori. Pozzo nero è qui. Pensatori, pardon. Sarà mica bambinone, ortica. E questo? Stile Havana, Baikonur. E stile Havana l'avevo visto da un'altra parte. Eccolo qui. Wow. Istruzioni complex è stato analizzato. Nuovo candidato a diventare agente, Gambale. Rapporto agente, talento nella ricerca di canasta svelato. Creazione progetto, cortina fumogena. Interessante. Ok. Risolvi i fascicoli segreti più rapidamente. Ma non ho fascicoli da analizzare, giusto? Non c'è più un cavolo di niente. Falsario. Per la miseria. Ragazzi, mi sa che è rimasto solo quello da fare. Ah, oppure questo pure. Vediamo un po'. Wow. Attività sospetta, ci sto andando adesso. Ok. Che agente invio? Vabbè, Durand. E Lunare. Cos'è sta roba? Nuovo fascicolo segreto. Teoria del complotto. Nostro informatore lì ad Aleppo. Allora, per raccogliere volontari per le operazioni coda continuative, abbiamo scavato nel più basso comune denominatore delle credenze comuni e abbiamo trovato qualcosa di promettente. I bambini indaco. Praticamente si convincono i genitori di bambini disabili o mentalmente ritardati che i figli siano bambini indaco e li si paragona a gente come grandi pensatori indipendenti, personalità originali nonostante le apparenze. Questo li conforta, così quando il randaggio li avvicina con la proposta di un potenziamento delle abilità psichiche, ci cascano con tutte le scarpe. Poi organizzazione. Ho saputo dai piani alti che ci serve un diversivo per la prossima operazione. Raccomando la mossa di Roswell. Facciamo fare un paio di voli irradenti con un jet stealth e facciamo uno spettacolo di luci. Poi ci vestiamo come la corte reale.
andiamo in giro con l'equipaggiamento militare, il solito. Ovviamente ci assicuriamo che ne stia fuori e che pensino anche loro sia tutto vero, per dare un senso di realismo al tutto. Sai, con il passaparola dalla moglie dello sceriffo locale al vicino, ai suoi figli, agli amichetti e via dicendo. Interessante, proprio un nuovo fascicolo di pacca, vero? Ok, beh, credo che qui nessuna gente a portata? Ma che dici? Troppo tardi? Cognizioni tattiche. Vabbè, allora, sentite un po', ragazzi, tanto qui la cosa è compromessa, no? E devo radere al suolo il nostro rifugio di Beirut, eccetera, e quindi il nostro covo lo dovremo spostare comunque da qualche parte. Mi viene da pensare che non sia fondamentale fare questa cosa, e comunque potrebbe tranquillamente essere semplicemente necessario qualcosa tipo questo. Ok? Questo potrebbe anche... vabbè, potrebbe anche non essere necessario. Ok, va bene. Ragazzi, io direi che ci possiamo salutare qui, possiamo terminare qua questa puntata, e nella prossima faremo la missione della storia, insomma la missione tra virgolette principale, d'accordo? Quindi per oggi è davvero tutto, mi raccomando iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto e se vi sta piacendo questa serie, e in descrizione come sempre trovate tutti i link ai miei social e tutti i link per supportare il canale, d'accordo? A presto ragazzi!